Allora, oggi al nostro Hot Corner di Roma sono particolarmente felice di avere Luigi Petrucci, grazie per essere venuto qui. Anch'io sono felice di stare dentro E tra l'altro ti abbiamo visto a Venezia proprio di recente nei sì. panni di una figura mitologica per il cinema italiano, che è quel Peppino Amato. Sì. Diciamo che potrebbe esserci un cinema con o senza Peppino Amato se non avesse prodotto quel film. Beh sì, Peppino Amato appunto è una figura, come dici tu, un po' mitologica. Io l'ho conosciuto attraverso le testimonianze di attori ovviamente più adulti di me, diciamo, parlavo di questa figura di Peppino Amato. Ed era un personaggio molto particolare perché riusciva a stare sullo stesso tavolo, adesso sullo stesso tavolo, con i grandi del cinema, De Laurentiis, Rizzoli. Anche se lui era un personaggio, diciamo, che veniva Esatto, c'era un altro tipo di molto dal estrazione. popolo, un altro tipo di estrazione, appunto. E io in verità dai racconti l'ho sempre conosciuto come una figura un po', diciamo, di colore, del produttore napoletano, un po' Ah. furbo, che faceva un sacco di strafalcioni, insomma. Invece poi questa esperienza, io sono stato, come dire, Catapultato dentro nel. a Venezia dicevo che sono stato per certi versi, come dire, adottato come nipote anch'io, che questa operazione è stata fatta Eh sì, in da Phil famiglia, Bud poi no, Spencer, la esatto. nipote di Peppino Amato, la produttrice, la nostra cugina, eccetera. Quindi ho conosciuto un Peppino Che un Peppino Amato Amato che diverso. azzardò, però, perché se quel film poi andava male. Sì, difatti lui, Cioè, è diciamo, facile dire adesso che La Dolce Vita è un è capolavoro. facile, difatti Prima. all'epoca non la voleva fare nessuno, cioè il suo grande merito è questo docufilm, diciamo, parla proprio di questo, di questa sua grande avventura che ha cercato fino in fondo. E era il suo, diciamo, io l'ho vissuto come costruzione del personaggio, romanticamente come un suo obiettivo, La sua che poi, ossessione che anche ossessione, che è proprio una battuta del film, dice la dolce vita è stata la mia ossessione, è stato poi il suo obiettivo di vita e ha dato forse, o quasi sicuramente, la vita per quel film, perché poi ha avuto un infarto insomma, quando è morto? Che anno è morto nel lui? 64, Ah, quindi 4 anni sì, dopo, 4 anni praticamente. dopo, a 63 anni, insomma, quindi perché ha avuto dei gravissimi problemi anche di natura economica per questo film, che poi lui si è tirato. Insomma, la storia è molto Eh sì, complessa, sarebbe esatto. tedioso. Esatto. No, anzi, però bisogna vedere il documentario Però bisogna vedere il che documentario, è della verità sulla che è dolce vita molto che. interessante, perché magari chi ci ascolta il documentario non è Esatto, non è proprio. noioso quelli È che un dopo dietro. docufilm, diciamo che c'è una parte narrante che è costituita dal documentario, dai documenti reali, da Esatto, testimonianze da loro. di Mastroianni, De Laurentiis, di Sandra Milo, eccetera, eccetera. E poi c'è come se improvvisamente apparisse Peppino Amato e ci fa vedere dei passaggi fondamentali di questa storia. E vive Peppino Amato, insomma, attraverso il Certo, sottoscritto, attraverso di diciamo, te, insomma. attraverso la fiction, attraverso un attore che lo interpreta. Esatto. Ecco. Senti, tra le mille cose che tu hai fatto in tutta la tua carriera, Sì. mi piace ricordare che tu hai lavorato con Sorrentino Ah, sì. prima che fosse Fantastico. Sorrentino, perché Sì. era il Questa è 1998, una storia il primo molto. corto, Il praticamente. primo corto, una storia molto Che era divertente. ancora, cosa aveva? Dunque, è del 71, Pensate, Sorrentino. Sorrentino era giovanile, fu presentato da una mia amica, insomma, facciamo breve. Guarda, c'è un ragazzo che vorrebbe proporti di fare un E tu suo che hai detto? corto, ho detto addio, Ma senza no, un soldi, altro. ovviamente Eh beh, senza certo. soldi, vabbè, invece faccio breve, quando ho letto questa cosa, questo è un genio, dissi io, ah, dillo, voglio fare, vado gratis, fammi pagare l'albergo e il ristorante, e feci questa cosa. Ma la cosa divertente, voglio dire, Paolo Sorrentino, che lui mi vede per tutti i film che deve fare. Alcuni mi ha visto due o tre Eh sì, volte. quindi anche dopo l'uomo in più, le Sì, adesso conseguenze. io l'ho incontrato per l'ultimo film che Ah, iniziava che a poi a girare in Napoli. questi giorni e non mi prende mai. Ricorda Ma tutti i questo cos'è? cinema, Un momento grazie. scaramantico questo. Io proprio questo gli ho detto, ma tu mi tieni per Bonaire perché no, 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 non mi prendi mai. Cioè, È lui che ha detto. e ha detto no, ma sai perché? Quando ci siamo visti? Ci siamo visti, addirittura ho fatto fare un provino di 18 pagine per il cardinale Boiello in inglese, che poi l'ha Eh fatto certo, con fare Silvio Silvio Armando. Armando, per l'amor di Dio. Per fortuna, diciamo, per certi versi ho dei concorrenti, sono tutti dei grandi attori, Roberto Elizka, Silvio Orlando, tanti altri. Guarda, per la grande bellezza mi ha visto tre volte, anche vestito da cardinale. Poi ha preso Roberto Elizka.
Non so, gli piace incontrarci, però lui ogni volta dice sempre ai suoi collaboratori: grazie a questo signore abbiamo fatto, però io vorrei Quagliare, Paolo, adesso diciamo, però però questo gliel'ho però detto, insomma. comunque rimane il tuo fiuto pazzesco, e tu hai letto quella cosa lì di un ragazzo Sì, ma quella era che sorprendente, questa. Era un corto, boh, di fatto che ha vinto il Festival di Torino, e quello è stato, è diciamo, come l'inizio, dire, sì, l'inizio e poi dopo della non lo sua vedo più, grandissima insomma. carriera. E lui la soddisfazione ogni volta mi incontro, lo ricorda, dice grazie a questo signore che poi era il protagonista. Io ho cominciato, grazie, ti ricordi? Lui dice sì, mi ricordo, però Altre diciamo, vorrei ricordare altri col tipi presente. di cose che hai fatto ben più importanti, però accadrà prima o poi, Esatto. speriamo Lì è presto, Sorrentino, insomma. Paolo, mi raccomando. Senti Luigi, tu invece che spettatore sei? Cosa guardi? Guarda, io sono un po', come si dice, Onnivoro. onnivoro. Amo andare al cinema, diciamo, perché come dire, sono attratto proprio dalla liturgia, diciamo, no? Che Che in questo momento è più importante che mai proprio, ricordare, vabbè. sì, che il piacere di andare nella sala buia, di uscire di casa, di vedere altre persone, magari ci vado, ecco, evito il sabato e la domenica per non sentire Certo, le per non stare. patatine, le cose, i signori che commentano, quello francamente lo evito, però ecco, durante la settimana vado a vedere, io sono appassionato di action movie, ma di gangster movie, diciamo così, ecco, quella è la cosa che mi appassiona di più, ecco, perché diciamo, riportando i gusti cinematografici a quello che io amo interpretare, sono sempre i personaggi ambigui, diciamo, no? Tutti i grandi personaggi, secondo me, hanno una bipolarità, non in senso patologico, ma in No, chiaro. senso che forse ognuno di noi ce l'ha. C'ha delle tante I identità. personaggi più complessi, più interessanti, sono quelli che hanno diciamo una doppia identità, fra virgolette, diciamo, ecco. E quindi io sono appassionato di quei generi di personaggi. I grandi, diciamo, gangster malavitosi che ha disegnato Scorsese, per esempio, erano personaggi di grandissima Sì, bipolarità, un po' assolutamente. diversi da quelli che vediamo in una serie televisiva come Gomorra, che è una bellissima serie confezionata benissimo, però come voi ben Certo. potete vedere, i personaggi sono Quello sono, lineari, si sì. alzano la mattina e sono già incazzati, devono ammazzare qualcuno e si vanno a dormire allo stesso modo. Invece i grandi mafiosi andavano a pranzo dalla mamma, poi Sì, poi coi ammazzavano un figli, barista esatto. perché Sì. rideva soltanto, come quei bravi ragazzi, Sì, Joe Pesci, eccetera, esatto. O come eccetera. tutti i Soprano, no? Se ti ricordi Come tutti i tutti Soprano, Soprano, ecco, vengono. diciamo, quindi sono quelli i personaggi che io adoro fare, diciamo, e quindi quello è il mio È spettacolo, tuo. vedere il cinema. Poi le serie le vedo poco, poco, perché non sono appassionato della serialità, non delle serie che sono di ottima qualità, intendiamoci, ma la serialità che sto lì per serialità non mi Non c'è appassiona. abbastanza. Quindi tendo A tornare al cinema. Senti, ad andare al cinema, diciamo, questa è la cosa che mi appassiona di più. l'ultima domanda, Sì, che è anche la più è più difficile. difficile. Ecco, devi Perché scegliere questa? il La tuo mia vita privata. mito, Ah il no, tuo scusa. mito, no, la tua vita, no, quella, il No, tuo la mito più difficile, persona. detto in genere, la vita Ah, la vita privata. privata. No, 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 questa è più difficile ancora, Ah, secondo vabbè. me. E che È sarà, che figlio devi mio? scegliere il tuo mito, il tuo attore preferito. Uno però non vale, se no Guarda, sei uno mi viene squalificato. così a mente, è Kevin Space, perché Kevin Ah, Kevin Space Spacey che è non si può più proprio, nominare poi non si può adesso, nominare, però. ma come attore, io lo trovo un grandissimo attore ed è proprio una figura di riferimento per me, un po' perché lontanamente, fisicamente possiamo essere, diciamo, Accomunati. accomunati, ecco. E perché lui è uno splendido interprete di quei personaggi ai quali, insomma, mi auguro spesso di farli anch'io. Ecco, mi è capitato nella mia carriera farli, però Kevin Space è proprio il personaggio che Kevin Space mi vorrei fare. Perfetto, allora, tanto adesso che Space non ne fa più, quindi poveraccio, mi quindi posso candidare, insomma. esatto. Luigi Petruccio Torner, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. A presto. Grazie, bello.